autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che appunto prima abbiamo saputo allora ha adesso questa nuova collaborazione con l'antitrust, la cosa è nuova, ma sicuramente, come dire, è un aspetto molto importante anche della vostra attività. Vi toccherà anche controllare che le imprese non facciano, come dire, concorrenza sleale, che non si aggregino, che non facciano cartello anche per quello che riguarda appunto la vostra attività. In che modo intendete collaborare con l'antitrust in questo senso? Dunque, il avvicino. Questo annuncio che ha fatto il Presidente di Bruxelles insieme a me è molto rilevante, perché la collaborazione tra chi è esperto in tutela della concorrenza e chi è esperto viceversa in vigilanza sugli affidamenti e sul regolare rispetto della legge delle gare è fondamentale, è una sinergia, diciamo, unica che può condurre a migliorare la legalità e il relativo rating. Adesso per venire al tema della relazione tra la mia autorità e il consumatore, perché la vostra effettivamente può apparire, come dire, un'autorità molto distante, no? Da cittadino. In effetti, io devo dire che l'apparenza inganna, cioè come molto spesso, cioè in realtà gli effetti indiretti sul consumatore nel nostro settore si rilevano. Noi l'altro anno, come lei ha ricordato, ci eravamo occupati dei prezzi degli acquisti nella sanità. Esatto, prezzi tema che ancora continua. Però su quell'articolo di Panorama permetterei una critica, nel senso che l'articolo rispecchia una vecchia posizione che è stata assolutamente superata recentemente, quindi l'articolo non è sostanzialmente aggiornato, perché quel contenzioso, dopo che avevamo dato notizia, è stato fortunatamente e recentemente superato vittoriosamente per l'autorità. Cioè, nel senso che il Consiglio di Stato, organo dal quale tra l'altro provengo, ha dato ragione all'autorità e ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità della nostra classificazione, elencazione dei prezzi, quello almeno che avevamo riusciti a fare. Prezzi di riferimento di quali servizi? Presidente, ecco, secondo me proprio sui prezzi di riferimento si gioca la grande interazione che c'è tra la mia autorità e il consumatore, perché questi prezzi si riflettono inevitabilmente sulle tasche del consumatore, perché il consumatore paga di più i servizi, paga di più, paga molto più, paga più tasse di quelle che dovrebbe, perché le opere pubbliche costano di più. Chiaro che il consumatore, se la metropolitana di Roma costa tanto, veramente costa tanto rispetto alle medie europee, ecco, e poi potremo anche sapere perché, ma questo naturalmente è un problema di tecnica che appesantisce il colloquio ecco. Se costa tanto si riflette sulle tasche dei consumatori, perché poi si deve riflettere inevitabilmente sul piano economico e finanziario e soprattutto sul prezzo del biglietto e cose del genere. Quindi tutta la materia che seguiamo noi si riflette pesantemente sulle tasche del consumatore. Io vorrei però dire l'ultima cosa che noi abbiamo fatto, perché io vorrei parlare di cose che abbiamo fatto, non cose che faremo e potremmo fare, come spesso si fa. Ecco, l'ultima cosa che abbiamo fatto è una delibera del 18 novembre 2013 che va in gazzetta domani è il 27, no? Ecco, va in gazzetta il 27, e questa delibera riguarda la disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica dell'impatto della regolamentazione. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta di un provvedimento di carattere generale che attua un principio indefettibile nella disciplina normativa e nella regolazione anche da parte dell'autorità, quindi appunto dopo, sia sul piano delle norme primarie e delle secondarie che della regolazione delle norme, ed è la valutazione dell'impatto di questa regolazione. Perché interessa il consumatore questo? Perché innanzitutto è una prima esperienza nel campo delle autorità un provvedimento del genere, e soprattutto il legislatore non l'ha mai attuato. Ma sapere cosa le norme sia di primo che di secondo grado producono nel loro impatto entrando nell'ordinamento è fondamentale. Ci sono delle norme che hanno a volte un impatto del tutto diverso da quello che si aspettava. Anche la regolazione da parte dell'autorità può avere un impatto a volte negativo sul nostro. Questa delibera che io invito veramente a tenere presente ha una caratteristica, quella che segue nella regolazione, nell'analisi del stato di regolazione, segue il modello tipico dell'autorità, la consultazione. Ecco, cioè la partecipazione
diciamo con questo termine anglosassone, che dice tutto, dei stakeholders, ma anche dei cittadini, a partecipare alla verifica dell'impatto della regolamentazione a tutto tondo. Noi, questa delibera è stata descritta in un recentissimo articolo del Sole 24 Ore del 20 novembre, che a pagina 46 ha parlato ha sentito l'articolo atti dell'autorità con debat public, cioè istituire una forma di consultazione, una forma di partecipazione dei singoli alla verifica della regolazione. Questa sono questi singoli sindaci. Diciamo solo tutti, possono essere associazioni dei consumatori che ovviamente rappresentino in forma organica i cittadini, possono essere le imprese, le associazioni di imprese, chiunque, la consultazione avviene in modo molto semplice, come in tutte le autorità è noto, attraverso la pubblicazione di un documento base che viene pubblicato sul sito web dell'autorità e poi da questa pubblicazione nasce poi la possibilità per gli aventi interesse di interagire con l'autorità stessa e di suggerire le migliori forme di regolazione, cioè una forma di regolazione che viene dal basso, che facilita quindi il consumatore o le associazioni di consumatori. Io la trovo una forma assolutamente innovativa nel settore. Ma è stata una vostra idea, Presidente, o è una... No, è stata una nostra idea. Guardi, adesso lo dico. Non so, io a parte è difficile incensarsi, ma questo purtroppo lo devo riconoscere, è un'idea dei nostri uffici, del nostro consiglio, insomma è un bando della nostra autorità avere istituito una forma di interazione dal basso di questo tipo. Lei l'anno scorso, proprio in questa sede, ci aveva annunciato la nascita, la creazione di questa banca dati nazionale dei contratti pubblici. Oh, la banca dati nazionale dei contratti pubblici esiste da quando esiste, sì, esiste da quando c'era l'autorità, dunque, e ha avuto la seguente evoluzione: è nata come banca dati a fini statistici, cioè per raccogliere elementi che servissero di documentazione e di ausilio alla regolazione nel campo dei contratti. Poi ci si è accorti che dovendo questi contratti confluire tutti, e sono 1,5 milioni di contratti circa che si fanno all'anno nella banca dati, nei vari elementi, valori, generi acquistati, stazioni appaltanti, durata del contratto, pagamenti, poteva essere utilizzata ad altro fine. Sui pagamenti, ad esempio, si può sapere, noi cerchiamo di sapere se questi tempi di pagamento siano rispettati. Anche questa è un'interazione con i consumatori, certo. I debiti delle pubbliche amministrazioni sul sistema imprese si ripercuotono inevitabilmente sul quando falliscono le imprese, eccetera. Però serve questa pagina per accelerare gli affidamenti e quindi serve anche per la qualificazione. E questo è un aspetto che è in corso. Una sorta di credit scoring per le imprese, insomma. Cioè, allora nelle gare c'è una fase preliminare della qualificazione. La distinzione fondamentale è che nelle gare dei lavori la qualificazione avviene con una procedura eteronoma, cioè avviene al di fuori della gara, cioè la commissione di gara si trova già la qualificazione pronta attraverso una certificazione, attraverso un'altra certificazione. Fatta talora, cioè fatta anche attraverso le cosiddette SOA. Ecco, nelle gare del servizio viceversa questa qualificazione è fatta all'interno delle gare, così come si faceva prima che il sistema si costruisse. Le associazioni di imprese delle costruzioni vogliono che la qualificazione sia fatta fuori, cioè che le commissioni di gara si occupino soltanto della valutazione dell'offerta. Questo è fondamentale per capire il sistema di gare in Italia, perché il sistema di gare che io stesso ho fatto fatica. La mia prossima domanda era proprio quella, volevo capire qual è l'ambito pubblico sul quale è più difficile vigilare. Continuiamo a leggere appunto gli sprechi legati alla sanità, ma quando metteremo uno stop a tutto questo, Presidente, anche grazie alla vostra attività? Guardi, allora il cioè, se c'è questa autorità, perché dobbiamo chiamare Contarelli anche a dire? No, ma non con l'autorità di cioè meglio con l'organo commissario, noi abbiamo sempre agito. Il commissario, diciamo, cura gli sprechi non soltanto degli acquisti. Per quanto riguarda gli acquisti, o meglio i contratti della pubblica amministrazione, sono un valore annuo di 130 miliardi di valore. Su questi 130 miliardi si può risparmiare e si può risparmiare attraverso il controllo dei prezzi di riferimento. Noi sui prezzi di riferimento abbiamo un compito
che ci dà, che ci ha affidato dal codice dei contratti, l'articolo 7, ci affida il compito di seguire i prezzi di riferimento di tutti i contratti, anche di lavoro. Poi una normativa che ricordavo l'altro anno, quella del governo Monti, ci ha affidato anche il compito nelle prezzi della sanità, cioè quei 30 miliardi, eccetera. Bottarelli è diciamo vicinissimo alle nostre problematiche, noi abbiamo in programma incontri con il commissario, così come li abbiamo avuti molto importanti incontri con il commissario Monti che ci ha più preceduto. Voi avete anche un'altra competenza molto delicata, che è quella delle mense scolastiche. Le mense scolastiche fanno parte diciamo, dei contratti che fanno gli enti che hanno l'onere di provvedere a questa funzione. E per quanto riguarda queste gare, non sfuggono alla normale disciplina di gara di servizi. Lì c'è un problema, naturalmente, delle mense scolastiche, che è il cosiddetto chilometro zero, cioè se favorire o meno la vicinanza della mensa al luogo dove viene servito il traffico. Sì, ecco, questo è uno degli aspetti, ma quello è un aspetto che va calcolato caso per caso, perché c'è il centro urbano, c'è il centro meno antropizzato e così via. In sede di gara arriva un'azienda che presenta false dichiarazioni, voi avete anche una bella attività sanzionatoria nei confronti di queste, però? Sì, allora, per quanto riguarda l'attività sanzionatoria delle false dichiarazioni, lì diciamo che la qualificazione alla quale mi riferivo prima si serve principalmente delle autodichiarazioni, almeno si è servita finora principalmente delle autodichiarazioni. E noi abbiamo in materia di false dichiarazioni una competenza sanzionatoria vistosa e molto capillare, di cui ci occupiamo tutti i giorni, nel senso che tutti i giorni avviene che in una gara ci sia appunto una denuncia di falsità. Ma la falsità va superata, il problema della falsità va superato. Il nostro trend, lo sviluppo che io vedo di questo problema è nel senso dell'acquisizione d'ufficio dei dati, in modo che nessuno debba possa dichiarare il falso netto, un po' quello che noi ci applicheremo nel fisco, cioè se si potesse ad esempio avere la possibilità che il fisco prepari le dichiarazioni dei redditi e prepari le dichiarazioni dell'IMU o di quella nuova tassa che è stata la Juncker. Dai, abbiamo finito, poi non ci mettiamo qualcos'altro entro domani o domani. Però esiste questo sistema di preparazione, esiste in alcune province autonome, provincia di Bolzano, di Trento, la dichiarazione dell'ICI, ieri l'ICI, oggi viene fatta direttamente dall'ente locale. Quindi noi ci dobbiamo preparare un sistema di questo tipo. Speriamo di essere salvati. Allora, Fabio Piccioli, abbiamo terminato, sì. Abbiamo preparato anche le conclusioni.